che ben di Dio in questa banca del gusto che abbiamo incontrato a Montagnana in provincia di Padova. Noi parleremo sì di salami, di prosciutti, di insaccati vari, ma oggi con Paolo Bertelli vi vogliamo parlare soprattutto del lardo, del lardo. C'è una riscoperta, Paolo? Sicuramente c'è una riscoperta del lardo, anche perché è uno dei tagli più saporiti che abbiamo nel maiale. Perché ha tanti nemici il lardo? Beh, sicuramente non può essere considerato un prodotto dietetico, però nella giusta misura comunque... si può mangiare. Belli grossi questi qua, come si ottengono? Questo qua è un lardo che noi abbiamo perfezionato nel corso degli anni, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista del gusto in sé. Vediamo dopo i particolari, ma intanto il sommario di questa puntata dedicata appunto al lardo. Il sommario di questa puntata: c'è dunque una riscoperta del lardo dopo che era stato bandito e demonizzato in quanto nemico della salute. In realtà fa bene, ma va preso con misura e parsimonia, come tutti gli insaccati e tutte le cose. Era un cibo essenziale nella cucina veneta. I prodotti tipici, in particolare i veneti, trovano tanta simpatia all'estero, piacciono e possono incontrare un ampio mercato, ma devono essere conosciuti, presentati bene e fatti gustare. L'esperienza di uno chef intraprendente, Tino Vettorello. I cetrioli sono un ortaggio eccezionale per le proprietà salutistiche, si prestano a tutte le diete. Nel Veneto il 20% della produzione nazionale, lo si gusta freschissimo, in particolare quando fa caldo. La cooperazione agroalimentare nel Veneto sta mantenendo bene le posizioni, nonostante tanta crisi. Numeri positivi, benché le imprese aderenti e soci siano in calo. Cresce però il fatturato. Dall'America arriva una novità per le ciliegie, un biofilm che le può salvare in caso di maltempo oppure di pesanti e insistenti piogge. Una specie di impermeabile, una notizia che ha dell'incredibile. Si continua, quasi a disprezzo di tanta fame nel mondo, ad abbandonare prodotti nei campi perché non vale la pena raccoglierli. Troppo costoso. Secondo una stima, in Italia accade per il 3% delle produzioni. Il lardo era un alimento essenziale e indispensabile nella cucina di un tempo. Una risorsa alimentare che garantiva calorie, sapore, un sano condimento. Quando nelle case rurali si uccideva il maiale, la prima cosa che si sottolineava era lo spessore del lardo. Quando era di almeno 4 dei, di 4 dita, voleva dire che l'animale era bello grasso e prometteva ottimi salumi, condimento assicurato. Ne vediamo la preparazione nell'azienda di Paolo Bertelli a Montagnana, in provincia di Padova. Questo che vediamo si dovrebbe chiamare grasso fresco più che lardo, perché tale diventa quando è stagionato. Poi vennero i tempi del boom, delle diete e dei cibi sgrassati. Il lardo è stato demonizzato, sacrificato sull'altare di diete povere e dai gusti anonimi, che farebbero mantenere la linea e garantirebbero la salute. Pare però che i risultati non siano particolarmente efficaci, visto che si sta camminando, come dicono tante previsioni, verso un mondo di obesi, ingozzati da cibo spazzatura, il cosiddetto junk food. Ricerche, nutrizionisti e medici, che si tengono distanti dai luoghi comuni, stanno rivalutando il lardo, che sta tornando a essere un cibo che fa bene, che tutelerebbe il cuore e che ha un sacco di altre virtù. Certo, va preso con parsimonia. È un alimento grasso, un etto di lardo supera le 900 calorie. 100 grammi alla settimana non sarebbero comunque un delitto alimentare. Una fettina di lardo ogni tanto fa sicuramente più bene di tanto cibo spazzatura che viene spacciato come dieta del benessere. Come sempre è l'eccesso che fa male, e come in tutte le cose è la dose a fare il veleno. Una dieta un po' più grassa, magari con un pizzico di lardo, come dicono i suoi sostenitori, dà energia, sapore, gusto e buon umore. Siamo sempre in uno salumificio di Montagnana, in provincia di Padova, per parlarvi di lardo. Qui se ne fanno in particolare due tipi. Esattamente, questo qua è un lardo che noi abbiamo inventato e che abbiamo migliorato nel corso degli anni. Un lardo gigante. Un lardo gigante che noi chiamiamo lardo arrotolato, in realtà è composto da 7-8 veli di lardo. In questo lardo sono presenti delle belle venature di magro, per cui è molto bello anche da vedere questo prodotto. Puoi fare anche dei mini lardo, no? Certamente, abbiamo anche delle pezzature piccole che sono adatte per il consumo casalingo, mentre questi qua sono delle pezzature che vanno bene nei negozi, nelle gastronomie. Vediamo adesso da vicino i due tipi di lardo che vanno per la maggiore.
Ecco qua noi vediamo appunto il lardo arrotolato, questo qua, voi vedete le varie fette di lardo che sono appunto alternate da queste belle venature di magro. E invece qui vediamo un'altra tipologia di lardo che noi chiamiamo del nonno, che è fatto appunto da un lardo molto più alto, con un'unica venatura di magro e da una speziatura diversa rispetto a questa del lardo arrotolato. E adesso andiamo a vedere come avviene la preparazione di questi due tipi di lardo, ce li preparerà il papà Giuseppe Bertelli. Arrivare a fare un prodotto così, adoperiamo pezzi sottili con venature magre, così vengono messi sovrapposti uno all'altro. Quanti pezzi si usano normalmente per fare lardi di questa dimensione? Per fare un lardo così ci vogliono 7-8 pezzi. Naturalmente vengono aromatizzati. Vengono salati e aromatizzati, questi sono ancora da salare. E poi dopo 15 di giorni li mettiamo, li assembliamo, li leghiamo così e poi adoperiamo un budelli. Avvolgiti in fazzoletti? Sì, chiamiamo fazzoletti, che sono budelli incollati e vengono avvolti e legati di nuovo così, perché sarebbe impossibile avere un budello così grande, quindi adoperiamo questi fazzoletti. E poi si passa alla fase della stagionatura? Sì, poi si passa alla fase della stagionatura. Che può essere... Quanto tempo matura un lardo di questa dimensione? Ci vogliono almeno 5-6 mesi. 5-6 mesi perché venga... Bello profumato. Bello, sì. E vediamo adesso un altro tipo di lardo, quello di noi nonni, noi vecchiotti, no? Sì. Sì, difatti vi ricordo che quando io ero ragazzino, per fare... Tanti anni fa, il lardo era molto, anche molto più alto di questo, ma a quei tempi c'erano maiali molto grassi. I maiali erano più grassi. E veniva utilizzato più di adesso il grasso. E allora si producevano maiali che avevano uno spessore grosso, notevole. Mentre adesso, con la scusa che i maiali devono essere magri, allora è anche difficile trovare, ecco questo qua è abbastanza alto, ma una volta erano molto più alti. Com'è che lo si prepara? Questo qua si adoperano naturalmente aromi, spezie, viene salato circa un mese, resta sotto anche più, sotto sale, perché impiega molto il sale a penetrare sul grasso così, e quindi poi viene conservato con la cotenna così. Quanto tempo per una stagionatura ideale? Anche questo qua 5-6 mesi. 5-6 mesi perché acquista il profumo e il sale penetra bene uniforme in tutta la superficie, sì, perché dalla cotena assorbe poco sale e il sale è costretto ad assorbirlo solo qua sopra, quindi essendo grasso impiega molto tempo a prendere il sale. Dunque il lardo, diete o non diete, sta andando, viene riscoperto, no Paolo Bertelli? Diciamo che sta vivendo un momento di gloria adesso il lardo, dopo un periodo durante il quale è stato bandito, se vogliamo, perché sembrava che fosse grasso, facesse male, eccetera. La genetica ha portato a produrre dei maiali che producono un grasso che è molto meno dannoso rispetto a quello di un tempo. Ma spieghiamo bene, il lardo cos'è? Il lardo praticamente è il grasso che si trova nella schiena del maiale, è un grasso molto sodo e è anche particolarmente buono rispetto al resto del grasso che troviamo nel resto del maiale. Le notizie adesso dedicate all'agricoltura del Veneto. L'allarme xylella si allarga e dopo la Puglia il batterio killer degli ulivi comincia a fare paura anche in altre aree, dove se ne teme l'arrivo. Era scattato l'allarme per due casi sospetti in Toscana e Liguria, che sono però risultati non fondati.
non si tratta di xylella. C'è molta incertezza sugli interventi per il risanamento degli impianti. Si punta sulla prevenzione. L'Italia detiene il 20% della produzione comunitaria di olio di oliva. Nel Veneto si ha una potenzialità di poco inferiore alle 20.000 quintali, ma con l'ultima raccolta c'è stato un drastico ridimensionamento di produzione. La ricerca italiana ha messo a punto un super pomodoro con la buccia nera e la polpa rossa dall'altissimo contenuto di antiossidanti, che sono presenti in particolare nei mirtilli e nell'uva nera. È stato battezzato Sun Black, sole nero. È presentato in due versioni, a grappolo e a ciliegino. I suoi semi sono stati ottenuti attraverso la tradizionale tecnica dell'incrocio, quindi non vanno considerati OGM. Un progetto portato avanti in collaborazione dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dalle Università di Tuscia, Modena e Reggio Emilia. La novità arriva dagli Stati Uniti, un biofilm per salvare i raccolti di ciliegie dal maltempo e in particolare dalle piogge. È stato battezzato Surseal e costituito da sostanze naturali simili a quelle trovate sulla stessa parte esterna delle ciliegie, da cellulosa e cera a base di olio di palma e calcio. La pellicola assolutamente naturale, commestibile, elastica e resistente all'acqua, impermeabilizza i frutti e non ne compromette la bontà. Messa a punto dagli studiosi dell'Università dell'Oregon, funzionerebbe da impermeabile e bloccherebbe in particolare il cracking, vale a dire i tagli e le spaccature provocati dal cattivo tempo, i quali rendono non commerciabile il frutto. Funzionerà? Ci sperano i cerasicoltori delle colline venete, i cui ciliegeti sempre più spesso sono colpiti da piogge e maltempo nella fase di maturazione. A Carrè di Vicenza sono state messe in sicurezza dal rischio idrogeologico decine di abitazioni che si trovavano nell'area Valle del Castello. C'è stata la consegna dell'opera e con l'occasione è stato rilevato come, con la collaborazione delle istituzioni, si possano fare tante opere per tutelare e dare valore al territorio. Lavorare assieme ed agire sul monitoraggio dei tempi, ha detto il presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise, è determinante per offrire un valido servizio ai cittadini e contribuire a mettere in sicurezza il territorio. È stata realizzata una vasca di accumulo delle acque provenienti dalla zona collinare, che vengono convogliate nella Valle Demaniale. Accade non proprio raramente che ci lasciano sul campo frutta e verdura perché non vale la pena raccoglierle. Ai coltivatori sono pagate cifre risibili che non coprono i costi della raccolta. È successo talvolta per il radicchio di chioggia, per le pesche e per altri prodotti. Ha fatto notizia il prezzo di 7 centesimi al chilo delle arance calabresi. È uno spreco assurdo contro il quale si stanno muovendo organizzazioni sociali e di solidarietà. Cresce il fatturato delle cooperative agroalimentari, che però calano per numero e per soci. Sono i chiariscuri di un settore che mantiene nel Veneto grande vitalità e importanza, come fa emergere il report di Veneto Agricoltura. Alla fine del 2013 le cooperative agroalimentari attive in Veneto erano 313, un calo del 13,8% rispetto al 2011. Nel contempo si è registrata una crescita del fatturato totale aggregato dal sistema cooperativo regionale che supera i 6,3 miliardi di euro, più 17,6%. C'è stato un calo del 9,5% di aziende agricole in cooperazione. I soci e gli occupati sono scesi rispettivamente a 60.500 e a 10.500. Nella lunga crisi in atto, il sistema cooperazione comunque sta reggendo benino. Qui siamo a Montagnana e è la terra dei prosciutti, quindi non possiamo non parlare di prosciutti, no Paolo Verdelli? Certamente Montagnana è famosa anche per il famoso prosciutto di Montagnana. Ci sono aziende storiche che sono anche centenarie che tramandano appunto questa tradizione del prosciutto dolce di Montagnana. Prosciutti dei Doge. Certamente. Però questi suoi prosciutti sono senza il marchio del Leone di San Marco. Io tratto questo tipo di prosciutto, non faccio parte del consorzio del Veneto DOP perché ho una mia fetta di mercato. Paolo Bertelli, le caratteristiche, la tipicità di questi prosciutti di Montagnana. Prosciutto di Montagnana che viene prodotto appunto nel montagnanese è un prosciutto che deriva da cosce del gran suino padano DOP, che è il miglior maiale presente allevato nella pianura padana, con un particolare disciplinare. Queste cosce poi vengono lavorate appunto da questi prosciuttifici e la caratteristica più importante è che conservano questa dolcezza particolare che appartiene solo al prosciutto di Montagnana. La dolcezza quindi. E certamente.
pubblicità adesso, restate con noi subito dopo un servizio per parlarvi di come i nostri prodotti veneti vadano molto bene all'estero. L'esperienza di un ristoratore, di un operatore trevigiano, Tino Vettorello.